sede del suo archivio. Sentiamo Luciana Parisi. Le bande erano sempre abbassate perché lui diceva che la luce gli rovinava i quadri. Poi io ho detto, ma insomma, un paio d'ore al giorno potresti dire, no, la luce, no, se no butti i quadri. Ma io credo che fosse una, come una sorta di, così, di riservatezza anche un po' estrema che aveva. Carlo Verdone era uno dei pochi ammessi nel regno di Alberto Sordi, la grande villa rossa di fronte alle terme di Caracalla. Questa casa fu mia. Tutto mio. Quando la sorella Savina morì nel 72, finirono per sempre le cene con gli amici più fidati, Giulietta Masina e Federico Fellini, che fu tra i primi ad arruolarlo nei suoi film, nello Sceicco Bianco, dondolante, con le brache imbottite di Ovatta, e poi nei Vitelloni, col gesto popolare che ancora interpreta lo spirito dei tempi. Lavoratori! Trascorsi 12 anni dalla sua morte, la villa diventa luogo di interesse storico-artistico. Sarà un museo aperto a piccoli gruppi, con lo studio, la barberia, i sorprendenti salottini del Settecento e l'archivio. Migliaia di rulli pellicole, fotografie e lettere. Così aveva stabilito l'altra sorella di Alberto, Aurelia. Anche se ancora oggi l'eredità di Alberto Sordi rimane un tesoro prezioso, conteso da troppi parenti vicini e lontani. Cerchiamo con queste manifestazioni, ecco, di mettere da una parte quelle cose là, che stabilirà il tribunale, ci sono dei giudici, ci danno dei processi, delle cose, e noi andiamo avanti, ecco, nel portare avanti il ricordo, il grande ricordo di un grande attore. Hesitation.